Allora, buongiorno a tutti, eccoci qui, siamo in diretta in questo secondo appuntamento per me oggi, ma è il primo per diretta per presentare le novità e oggi con me c'è il direttore generale di Diretta Sim, Elena Motta. Ciao Elena. Ciao, ciao Davide, ciao. Sì, questo saluto tutti i partecipanti a You Finance che doveva essere fisica, invece ci troviamo qui online e credo che sarà un successo comunque, anzi, invece di un giorno solo due e quindi molto bene, questo secondo me è un ottimo risultato. Benissimo, allora ricordo a tutti che ci volessero fare delle domande che abbiamo questo WhatsApp che io leggo in tempo reale, quindi posso rispondere se le domande sono rivolte a me, oppure trasferirti le domande se sono rivolte se sono rivolte a diretta o diciamo alla tua persona, diciamo così. Scusa un attimo Elena perché io sto solo cercando di capire se sta andando tutto in onda, sembrerebbe di sì, ma farei una cosa che è quella di chiedere a chi ci sta seguendo se ci dà, come dire, su questo WhatsApp un feedback se tutto si sente, tutto funziona correttamente. Basta dire uno sul WhatsApp, mandate un messaggio con scritto uno, vuol dire ti sento bene, Davide, sento bene la dottoressa, va tutto bene. Oppure due, se c'è qualcosa che non va. Così intanto cominciate anche a prendere familiarità e se poi volete fare delle domande possiamo farlo lì. Allora, come va, insomma, Elena? Diciamo, Directa ha tante tante novità da raccontare, che non Sì. sono solo novità di servizi, ma anche novità strutturali, no? Direi significative. Anche novità strutturali, sì. Diciamo che la prima grande novità di quest'anno, e sono lieta di presentarlo che è uno dei primi eventi pubblici dell'anno, è il fatto che abbiamo cambiato dopo 25 anni l'amministratore delegato. L'ingegner Mario Fabbri ha lasciato la carica di amministratore delegato ed è diventato vicepresidente. Il nostro nuovo amministratore delegato da gennaio è l'ingegner Vincenzo Tedeschi, che prima lavorava come direttore generale in BINC, Bank Italia, e che ha una grandissima esperienza, un'esperienza ventennale nel mondo del trading online. Quindi diciamo che questa è la prima grande novità che c'è stata in diretta. Scusa Elena, mi verrebbe subito da farti una domanda, no? Ingegnere con ingegnere rimane la tradizione, la vocazione tecnologica, diciamo, no? Sì, perché il nostro claim è che la tradizione è la nostra innovazione e anche questa volta nella scelta dell'amministratore delegato abbiamo mantenuto la tradizione di avere un ingegnere. Bene, mi fa molto Quindi piacere. molto attenti anche sempre alla parte tecnologica, ma con grandi novità sempre. Allora, raccontacele un po' di queste grandi novità. Sì. Hai qualcosa anche da farci vedere? Ah, assolutamente sì, magari adesso condivido il mio schermo. Allora, ricordo a tutti, prima che tu condivida lo schermo, di prendersi nota del WhatsApp, poi torneremo, diciamo, su questa pagina, torneremo a farvi vedere tutto questo, ma attenzione, se volete farci delle domande, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Rispondo io, risponde la dottoressa, siamo qua per voi, quindi WhatsApp. Grazie. A proposito, i feedback arrivano tutti uno, per cui ci vedono e ci sentono bene. Prego. Bene, allora condivido lo schermo e vi faccio Certo. vedere il nuovo sito internet di Directa. Eccoci qua. Quindi diretta a un nuovo sito internet. Un nuovo sito internet, questo è diciamo, la nostra nuova faccia dal diciamo, 30 di aprile. È completamente diverso rispetto al precedente. E dopo 25 anni abbiamo deciso di veramente scriverlo e metterlo in immagine tutte le nostre, diciamo, tutta la nostra mission. Mission che è la passione per il tuo trading e la passione per i nostri clienti. Quindi, dal 1995, anche qui con una bellissima immagine, abbiamo voluto dire che facciamo solo questo dal 1995 con minuzia di particolari e con la maggiore attenzione come quella di una filatrice.
Siamo sempre trasparenti con i costi e quindi qui abbiamo scelto questa trasparenza del mare, delle profondità del mare. Questo sito è veramente, vi invito a navigarci, a guardare tutto il percorso, che è di immagini e di messaggio che abbiamo voluto mandare di affidabilità, trasparenza, serietà, solidità. E per avere diciamo anche una offerta per il trading e per le nostre piattaforme semplici e performanti, oppure per l'investing dove la nostra piattaforma è un approdo sicuro dove ti puoi avvicinare. Abbiamo cercato proprio di parlare un po' con le emozioni. Abbiamo anche messo in evidenza di alcuni nostri servizi, quelli dedicati alle aziende, dove troviamo sempre una soluzione perché le aziende hanno necessità particolari, ma anche per i nostri consulenti. Domani, ad esempio, di nuovo verso questo orario ci sarà uno slot dedicato proprio alla presentazione di questo nostro servizio per i consulenti, dove il consulente può accompagnare il suo cliente passo per passo. Ecco, ricordiamolo allora Elena che domani alle 14 Giorgia Del Mastro presenterà proprio qui per il Sì. pubblico di YouFinance il servizio proprio espressamente dedicato, diciamo, si chiama DiPro, giusto? Il servizio dedicato Sì. ai consulenti e alla loro clientela, ovviamente. Esattamente, esattamente. Qua c'è cioè, poi ovviamente andando sotto uno vede tutta la descrizione Certo. della cosa. Una cosa molto importante a cui siamo sempre molto, molto attenti è l'education. E quindi possiamo parlare dei primi passi, quindi con la presentazione delle piattaforme, con webinar dedicati, con i corsi di Directa che riprenderanno al più presto e i webinar che continuiamo a fare. Anche incontriamoci, proprio come qui adesso a YouFinance, vieni a trovarci a YouFinance e poi a Investing Napoli il 27 settembre, poi il trading è evoluto e qui abbiamo diciamo tutte le risorse per spiegare al meglio le nostre piattaforme più evolute e con demo dedicate e con webinar dedicate. Ecco, però senti Elena, ma Directa Sì. però, e lo so bene io che ho girato tantissima Italia, portando davvero dappertutto, anche in tanti piccoli paesini dove ho trovato delle realtà meravigliose, Directa è anche connessione con un sacco di banche, è una connessione continua con. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, con il territorio, abbiamo il territorio e siamo distribuiti veramente in tutta Italia, dal nord, che vedete qui la suddivisione per diciamo regione e troverete qui tutte le banche con noi convenzionate, come vedete potete scorrere, trovarle e ho per ogni diciamo nord, centro troverete di nuovo qui le regioni e ancora andiamo a vedere anche il sud e isole e anche qui scorrendo troverete tutte le regioni cliccando e troverete tutto l'elenco Ma senti Elena, delle cosa significa avere le banche convenzionate? Cioè, cosa significa per una persona che ci segue e che dice voglio aprire il conto con Directa? Cosa vuol dire che Directa, che è un broker, ricordiamolo, ha le banche convenzionate? Dunque, diciamo che cosa vuol dire? Vuol dire che Directa è una SIM e il cliente può decidere se aprire un conto direttamente con noi oppure aprire un conto e avere il deposito del denaro e dei titoli presso una delle banche che offre il nostro servizio E per i scusami, loro dal punto clienti. di vista della fruizione del servizio, però le piattaforme sono le Tutto stesse, le condizioni sono le identico, tutto stesse. identico. Ciò che cambia è dove è depositato il denaro e i titoli che si acquistano o che si trasferiscono. Quindi Quindi, diciamo questo, e cioè che se io ho sul mio territorio una banca che
mi è familiare e che tra l'altro, guarda caso, è convenzionata con Diretta, io posso aprire la relazione con Diretta passando dalla mia banca del territorio. Assolutamente sì, assolutamente sì. E questo è molto interessante. Bene, allora abbiamo visto questo sito che è davvero bello, devo dire complimenti a chi ha scelto le immagini perché sono veramente rappresentative, devo dire. Sì, devo dire che è stato un grandissimo lavoro di tutto lo staff marketing di Diretta. Devo dire che una persona in particolare ha avuto diciamo l'intuizione di abbinare queste immagini molto particolari con dei claim molto particolari. La Silvia Bertero, che è il nostro praticamente responsabile dell'ufficio stampa, e quindi a lei questa bellissima intuizione, ma il lavoro, come dicevo, è stato un lavoro di team molto bello e con una collaborazione molto bella, e il risultato ne è assolutamente lo specchio, quindi grazie anche a loro. Molto bene, ringraziamo tutti. Volevo chiederti anche però una cosa: da trader, io sono un cliente di Diretta, mi sono accorto che contestualmente è anche cambiata la pagina per entrare nelle piattaforme, cioè avete cambiato anche la pagina. Io, guarda, volevo parlare ancora un attimo dell'educational, ma andiamo su questo, visto che da trader, sì, la pagina di login è cambiata, eccola qua. Abbiamo deciso di fare un'unica pagina, un pochino più parlante, per entrare in tutte le piattaforme che noi diamo a disposizione dei clienti. Ovviamente c'è in prima fila la D-Lite, che si apre da qualsiasi dispositivo mobile, desktop, ed è flessibile, moderna, immediata e intuitiva, come abbiamo scritto nel claim. Si mette la user, la password, si clicca su Entra e via. Abbiamo poi Darwin che è diciamo la nostra piattaforma più avanzata, più anche personalizzabile a livello di configurazione su desktop, eccetera. Qui non si entra direttamente, ma si entra tramite DiGo, cioè tramite un launcher che viene installato nel desktop per essere liberi anche dal browser internet e quindi di avere proprio la maggiore flessibilità possibile. Poi magari, se hai voglia, la farai vedere, Davide. E poi ovviamente c'è l'ingresso nella nostra versione base, la Classic, che è la versione che è la più direttamente connessa con l'elaboratore, è quella che sai che ti porta il risultato dei nostri archivi senza interpretazioni grafiche, senza interpretazioni Java, ed è veramente la basica, che si apre anche con connessioni internet molto molto ridotte. Ecco, questa è la nuova pagina di login, che è ancora un po' in evoluzione. Vedrete che utilizzeremo poi anche la parte di sinistra per dare dei messaggi, delle comunicazioni, dove adesso c'è scritto una nuova pagina di login per un unico accesso alle piattaforme dirette. Lì magari tra qualche tempo vi comunicheremo le nostre novità o le cose importanti, ecco. E senti Elena, hai detto allora che volevi raccontare ancora qualcosa sull'education? Torniamoci, è importante. Sì. Volevo raccontare ancora qualcosa sull'education, soprattutto perché in questo periodo di lockdown. E abbiamo deciso, ma qui lo sai meglio tu di me, di praticamente andare in onda in tutti i giorni con il Market Briefing, che nel mentre è diventato Market Briefing Diretta TV. Era una trasmissione di, diciamo, informazione e formazione, e questo però poi veramente, veramente ti lascio la parola su questo, perché vorrei dire che abbiamo fatto un grande sforzo per essere sempre connessi con i nostri clienti e non solo, proprio perché ce n'è stato veramente bisogno in questo periodo e gli ascolti veramente ci hanno dato ragione. Hai voglia di raccontarla un pochino più tu questa cosa? Se Beh, vuoi. certo che sì, diciamo che quello che si può fare, scusa perché nel frattempo, diciamo, mando un messaggio a chi ci segue perché voleva un link che si riferisce a Diretta su WhatsApp, e lo ricordo allora per tutti quelli che hanno bisogno di scriverci su WhatsApp, ma per fare questo, Elena, io riprenderei un attimo la condivisione dello schermo, allora Vai. che
facciamo vedere delle cose interessanti. Eccoci qua, siamo tornati indietro e siamo di nuovo qui dal nostro schermo. Allora ricordo, scriveteci su WhatsApp, come ha fatto chi stava adesso ricevendo la mia risposta. Ricordatevi di scriverci qua se volete avere delle risposte. Allora io farei questo, guarda, io proverei a catapultarti con me dentro la nostra diretta TV Market Briefing. Ecco, vedi? Adesso siamo in Market Briefing, cioè adesso siamo nell'ambiente, nell'environment che ci accompagna tutte le mattine, oramai da tempo, alla fase di apertura mattutina. Da oggi, tra l'altro, abbiamo iniziato alle 8.45, cioè abbiamo iniziato proprio un po' prima dell'asta, proprio perché così respiriamo insieme l'odore del mercato. A chi ci segue, sono tantissime persone che ci seguono. Pensa, andiamo in onda su 7 social contemporaneamente, da YouTube, Facebook, Twitter, più account diversi, andiamo in onda sui canali diretti ovviamente e anche sui miei tra l'altro, e andiamo in onda, diciamo così, offrendo a tutti l'opportunità di stare con noi a seguire questa situazione. Adesso ti sei ripiazzata qua in Market Briefing, quindi ti senti un po' protagonista di una cosa un po' diversa. In Market Briefing parliamo dell'apertura dei mercati al mattino, facciamo vedere, abbiamo un sacco di ospiti, no? E poi abbiamo l'apertura di Wall Street al pomeriggio, quindi dalle 3:15 alle 4 andiamo ancora in onda con interventi di persone che raccontano la loro esperienza. Magari si rivede anche il grafico del petrolio 3 volte, ma in questi tempi non è male, visto che ha coinvolto davvero un sacco di gente. Allora, ti direi bene, molto bene sin qui, e devo dire che invece io volevo proprio mettere anche l'accento su quanti ospiti ci hanno fatto l'onore di essere presenti in questa trasmissione. Ne abbiamo avuti tanti, e devo dire che questa Diretta TV non si limita solo ad avere Market Briefing, ma anche un'altra trasmissione che si chiama Street Economy, dove si va in onda ogni tanto, è come uno speciale, si tratta di temi di attualità che in questo periodo purtroppo ha visto protagonista anche non tanto il coronavirus in sé, perché noi non abbiamo l'expertise di tipo sanitario evidentemente, ma gli effetti del coronavirus, gli effetti che il coronavirus poteva avere, diciamo così, sulla ripresa economica, e questo invece ha sì un forte impatto sui mercati e quindi di conseguenza. Allora direi intanto che adesso ti riporto, diciamo così, nell'ambiente più consono a quello che stiamo facendo ora, cioè sì, ricordiamo Market Briefing Diretta TV quando vanno in onda tutti i giorni al mattino 8:45, 9:45 e poi al pomeriggio 15:15, 16, tutti i giorni. Ovviamente non ci saremo domani mattina, lo ricordiamo, e non ci saremo oggi pomeriggio, perché oggi abbiamo fatto qua in New Finance la conferenza, prima io, adesso con te. Non ci saremo domani mattina perché io sarò in tempo reale coinvolto nel palco virtuale di New Finance a fare l'apertura lì, a fare trading, ma da domani pomeriggio il nostro palinsesto riprenderà normalmente. E vorrei dirti che adesso una novità piacerebbe anche a me mostrarla, che è questa, e cioè quando io faccio trading, ecco, io l'ho fatto vedere molto, uso la D-Lite o la Darwin, ma tanto la D-Lite quanto sono in un ambiente piccolo come adesso il PC da cui vado in onda, e per un attimo levo anche la mia faccia così si vede il mercato che sotto si muove in tempo reale. Abbiamo qui alcuni future che ci raccontano come va la borsa italiana, oggi piuttosto bene, più 1,23%, come va l'Eurostock, la borsa americana, il petrolio che fa più 11% e torna a $22.67 il barile, poi c'è l'oro, poi c'è un grafico, questa è la piattaforma, diciamo, che però può anche essere senza grafici, lo facciamo vedere così, allora si vedono i book di alcuni titoli, si vedono le news che arrivano, come puoi vedere, perché qui c'è un avviso che tra poco uscirà un dato sulla borsa americana, e poi ci sono dei dati, delle notizie su Prismian, ma soprattutto voglio far vedere il fatto che, e prima chiedo a te però, in questo periodo di lockdown, come può un cliente con facilità rimanere in contatto con Diretta? Se io faccio trading adesso, cosa posso fare? Allora, guarda, una grossissima novità di nuovo da inizio anno è la chat. Ecco, tu la stai mettendo bene in evidenza, e se tu la apri dalla piattaforma, tu sei già identificato come cliente, quindi la persona che ti risponde, e vorrei dire che c'è sempre una persona a rispondere, non solo risposte automatiche,
sa già che lo stai contattando da Delight e sa già che sei tu, quindi è decisamente più veloce chiedere assistenza, molto più Quindi veloce. diciamo questo, che il vantaggio per me è che se io ho un problema o voglio segnalare qualsiasi cosa, utilizzando la chat, io scrivo come oramai con qualsiasi social tipo WhatsApp, instant messaging di Esatto. qualsiasi tipo, Telegram, quello che è, io posso relazionarmi immediatamente con una persona che mi fa un servizio di assistenza clienti. E lui sa già identificarmi subito, quindi si può passare subito al dunque senza la necessità di dover dire chi sono, che numero di conto ho, che cosa faccio. Esatto. Lui sa già tutto. Questo è un enorme vantaggio, consente di risparmiare tanto tempo. E oramai diciamo che a questa immediatezza della chat ci siamo tutti abituati. Bene, state riscontrando un aumento dell'utilizzo della chat da parte delle persone? Assolutamente, assolutamente, anche perché è molto comoda, ce l'hai lì a disposizione, non devi ricordarti il numero da chiamare, clicchi e sei direttamente connesso con la persona che è praticamente, la stessa persona che rispondeva al telefono prima dell'utilizzo della chat o comunque che continua a rispondere al telefono. Quindi hai sempre lo stesso referente. Quindi non è che chi risponde alle chat sono persone nuove o che persone dedicate solo alla risposta della chat, sono le persone che sono dedicate all'assistenza clienti, quindi la fanno a 360 gradi. Ok, beh, ti devo dire che mi hanno già scritto su WhatsApp e lo faccio vedere subito perché mi dicono: Davide, ma che strani book che hai a sinistra, cioè si riferiscono a questi, no? Ecco, in Sì. realtà, per salvare spazio il più possibile, quello che ho fatto è stato sfruttare un'opportunità storica del flashbook di diretta che qui si evolve molto velocemente. Vedi, in realtà questo è un book, no? Si vede benissimo ed è, vediamolo sul FIB per esempio, c'è tutto il book a 5 livelli. Io semplicemente faccio quella cosa che si chiama stream, potrei accederci, diciamo, da qui, oppure più facilmente clicco sulla percentuale e poi riclicco sulla percentuale e riduco lo spazio. Così io riesco a vedere, diciamo, come Più dire, titoli contemporaneamente. no, ma più titoli insieme, no? Ecco, e Certo. poi qualcuno mi ha chiesto, prima si è visto il grafico, non è difficile accedere al grafico, basta cliccare su questa icona quando c'è aperto il ticker, oppure cliccare su questo, ne posso vedere fino a due contestuali, cliccando qui, vedete, mi si apre il grafico sul titolo che ho richiesto e poi ovviamente questo è il mio layout e poi ovviamente posso cambiare i minuti, il grafico storico e cambiando il ticker posso passare facilmente da Intesa San Paolo, per esempio, a Fiat, facciamo vedere evidentemente che cosa si può fare. Allora Elena, magari tornerei al tuo schermo se vuoi, se hai qualcos'altro da farci vedere o da farci raccontare, Dunque, da io vi raccontarci. posso raccontare Ok. che diciamo che abbiamo anche implementato le nostre piattaforme con delle app, sia su iOS, cioè mondo Apple, sia su Android. Quindi c'è proprio la possibilità di scaricare l'app e di tenere sotto controllo il proprio portafoglio ovunque, in qualsiasi momento e ovunque uno si trovi. Anche se in questo periodo siamo tutti a casa, probabilmente da oggi è il primo giorno, anzi il secondo giorno di apertura, ecco, però Dopo il lockdown. comunque. Sì, comunque con le app sono comodissime, si può accedere al proprio conto in un attimo e funziona il login anche con il Face ID oppure con l'impronta digitale. Quindi Quindi veramente in un attimo si è collegati al proprio portafoglio, al mercato e fare delle operazioni. diciamo App Store o Google Store, io posso scaricarmela qualsiasi Esattamente. sia il sistema operativo del mio smartphone, posso installarla e da lì posso non solo controllare i miei investimenti, dare un'occhiata al mercato, ma anche fare proprio le negoziazioni. C'è proprio, diciamo, come dire, l'ambiente, il look and feel è esattamente quello della Delight, diciamo. Esattamente. Ok, quindi è molto interessante perché consente a un trader di tenere sempre sotto controllo, ma anche a un investitore di tenere sempre un occhio attento all'andamento dei suoi investimenti e quindi di non essere mai sorpreso dalla situazione.
È vero, è vero. E devo dire che è molto, anche molto intuitivo l'utilizzo dell'app, assolutamente, assolutamente. Ho visto che mi hai rimesso il sito. Io ho rimesso il sito, sì. Sì. Benissimo. Io direi che mi fa piacere fare che tu mi abbia rimesso il sito perché lo trovo veramente una grande rivoluzione per noi. Devo dire che non solo ci siamo rifatti il look, abbiamo cercato di trovare metodi alternativi per comunicare come diciamo la chat, non solo abbiamo messo meglio in evidenza tutti i servizi che offriamo, trading, investing, quindi anche i prodotti che offriamo per queste due categorie di diciamo così di investitori in generale. Non abbiamo solo fatto questo, non abbiamo solo fatto l'app, abbiamo anche proprio cercato di aumentare i prodotti, diciamo, legati proprio all'operatività. Senti, io vedo tre cose qua, no? Sì, Diciamo, e prima dimmi. di entrare nell'operatività mi Sì. chiedo, ma se io non sono cliente di diretta, questa diretta demo significa che io posso provare in qualche modo l'effetto che ha Ah, un utente? certo. E questo sì, mi hai praticamente anticipato la chiusura, ma volentieri lo racconto qui. Allora, Direct ha messo a disposizione per tutti la prova gratuita delle proprie piattaforme e semplicemente con un'iscrizione via mail, si lascia le mail, si ricevono tutte le credenziali per poter fare login e avere a disposizione un vero conto con ovviamente disponibilità virtuale per poter capire come funzioniamo e che possibilità il cliente ha a sua disposizione. Dura 15 giorni perché diamo le quotazioni in tempo reale. Quindi se uno volesse può vedere per 15 giorni diciamo, le quotazioni in tempo reale, vere e aggiornate, quindi con una liquidità virtuale di 100.000 euro e può simulare tutto il trading o l'investimento che vuole fare. Ecco, ricorderei da questo punto di vista quindi che l'effetto delle quotazioni è veramente l'effetto Sì. della super tecnologia di diretta. Evidentemente si possono provare anche i diversi ordini, anche gli ordini stop, anche gli ordini. Ma sì, Effettivamente diciamo lì che bisogna non è aspettarsi full, l'effetto non però. è Esatto, full il servizio, ma dà un'ottima idea di quello bisogna che può aspettarsi un effetto essere. demo, quindi Sì. diciamo sul trading è tutto un effetto simulato. Esattamente. Diverso un po' dalla percezione in tempo reale perché possiamo farlo vedere in realtà, no? Che cosa succede se io vado a fare del trading in tempo reale su diretta Sì. e possiamo farlo vedere, per esempio, se io faccio vedere con che velocità un ordine entra in negoziazione. Allora, guardate che cosa succede. Metto 10 livelli di book e metto un'azione in acquisto qui dove ci sono 5 operatori per 6.062. Guardate con che velocità entra in azione e con che velocità mi sposto nel book. Vedete che qui aumenta e diminuisce secondo dove mi sposto. Vedete, Sì, qui da erano 4 quattro. passano 5 proposte. Esattamente. Ok. E io posso mettere gli ordini e cancellarli con grande velocità. È chiaro che quindi l'effetto delle quotazioni nella demo lo vediamo com'è, ok? Perché qui c'è il book e voi lo vedrete con una rapidità eccezionale. La qualità delle quotazioni diretta è super. E soprattutto invece dovete pensare che quando andate a fare trading, beh, l'effetto non può essere esattamente quello che si vede in tempo reale perché è un trading simulato. Se volete provare l'ebbrezza di mettere un ordine e vederlo andare a mercato, guardate con che velocità, allora dovete farlo con la piattaforma, diciamo così, operativa. Bene, Elena, allora ci sono anche queste altre due cose che ci vuoi raccontare. Vuoi dirci qualcosa sullo short a leva anche sugli ETF? Sì. Allora, diciamo che questa è una delle ultime novità. Se vuoi cliccare su Scopri di più, Certo. c'è anche tutta la spiegazione, quindi le persone possono anche ritrovarsi tutte le spiegazioni. Qui abbiamo messo a leva 2, cioè 50% di margine, più di 1100 ETF, ETC e ETN.
Quindi questo cosa vuol dire? Che posso fare un investimento di lungo periodo sull'ETF, per esempio, questa è un'idea, cioè diciamo un esempio, un puro esempio, un mero esempio, e avere il 50% di disponibilità che mi dà questo ETF per operare su altri strumenti, magari anche più velocemente e non a lungo termine. Abbiamo invece una selezione più ridotta di ETF short, cioè che possiamo dare la possibilità di vendere prima di acquistare lo strumento. Perché è più limitato? Perché abbiamo preso quelli più liquidi sul mercato e quelli che hanno subito disponibilità per l'eventuale prestito Certo, del quindi titolo. scusami Elena, giusto per Sì, fare un esempio, sì. può essere che se io avessi già questi prodotti, perché sono un investitore, questi sono Sì, prodotti da investimento, no? Che io adesso possa quindi intraday utilizzare un pochino di liquidità se voglio farmi anche qualche piccola operazione, magari comprarmi Fiat per 2 giorni perché mi sembra certo. che Fiat possa salire. Quindi ho anche questo effetto, cioè che posso, come dire, anche non perdermi un'operatività di breve termine. Perché ho investito tutto e ho il capitale bloccato. Ecco, c'è anche questo vantaggio con questa leva, giusto? Sì, assolutamente sì, e questo è uno dei principali vantaggi, cioè posso avere il capitale investito in uno strumento poco rischioso, comunque che mi produce eventualmente della plusvalenza, e poi fare delle piccole operazioni magari a più breve periodo, come dicevi tu, per esempio su Fiat, per esempio su Eni, e tenerlo. Una cosa che dico è che abbiamo scelto ETF o ETN o ETC che non avessero già leva implicita, ovviamente. Quindi Certo, è ben sono proprio specificato, lo strumenti più da mostro per chi ci investimento. segue, questa cosa è molto ben specificata già qui nella pagina di È così, presentazione. perfetto, benissimo che l'hai fatto vedere, certo. Ottimo, allora c'era Poi? anche un'altra cosa Sì. che tu volevi raccontarci qua, che è quella che parla invece della Del leva long e short su quelli che noi possiamo chiamare i giganti di Wall il Street. I gigante di giganti di voi. Wall Street in realtà è proprio un modo che c'è. Come dire, che mi appartiene molto, no? Perché io dico spesso che Wall Street in senso lato è il sole nel sistema planetario delle borse mondiali. Quindi tutti i mercati del mondo guardano a Wall Street, che poi in sé significa il NYSE, il New York Stock Exchange. Di fatto, i titoli Wall Street è un nome di una via dove ha sede il New York Stock Exchange. Il Nasdaq, che è il mercato poi forse dove prevalentemente stanno questi titoli, ha sede anch'esso a New York, ma non a Wall Street, ma in generale Wall Street vuol dire proprio la borsa americana, nel gergo dei trader, nel gergo anche della comunicazione, perché quando si parla come è andata, non si dice come è andata la borsa di New York, ma si dice come è andata Wall Street, è proprio un modo di dire, no? Allora, che cos'è che posso fare io sui titoli, sui giganti di Wall Street, come li avete chiamati, su questi colossi, diciamo, della borsa dei mercati americani? Sì, allora che cosa si può fare? Si può operare con leva 5, cioè con un margine del 20%. E quindi anche questa è stata una implementazione, grazie, che mette in evidenza tutte le cose, perché così le persone a casa possono andarsi a ritrovare tutte le informazioni. E appunto questa leva è sia sul long, leva finanziaria, che sullo short, quindi andare a vendere prima di acquistare. Quindi ci sono veramente tutti i principali titoli del mercato americano, i più trattati, e diciamo che è lì da utilizzare. È proprio un momento del mercato americano, scusate, un servizio sul mercato americano che abbiamo implementato e che
diamo a leva 5, quindi col 20% di margine, quindi un'ottima, una delle leve più alte, proprio perché sono titoli molto liquidi, molto trattati, con molto scambio giornaliero. Diciamo anche i costi rimangono uguali, $9 per eseguito, quindi questo servizio è aggiuntivo al servizio sul mercato americano. Ovviamente ci saranno gli interessi sul il finanziamento o sulla presa in prestito dei titoli. L'attivazione è sempre gratuita, è praticamente un ampliamento del nostro servizio di leva long e short che abbiamo sul mercato italiano. L'abbiamo dato anche in modo più esteso sul mercato americano. Allora mi permetto di segnalare una cosa molto interessante. Sì. Per farlo mi rifaccio al sito e mostro sì. Anche che a un certo punto c'è la parte che riguarda i servizi aggiuntivi, diretta a accordi con terze sì, parti. Sì, no, dammi ancora un attimo perché ho ancora due novità che sono molto legate a quelle che abbiamo visto adesso insieme, okay. Che sono l'implementazione delle obbligazioni in dollari. Sì. Ah sì, tu volevi far vedere questa sì, cosa. Perché lo dico perché Dillo, sì, sì, assolutamente. Certo, vai tu. Il mercato prego, americano. Sì, questo è un ottimo servizio. Questo servizio eccezionale di ViewTrade, per questo ho fatto vedere i servizi aggiuntivi, sì. Che uno può andarsi anche a guardare lì per capirne di più, ma lo considero un servizio ad altissimo valore aggiunto. Io ne sono utilizzatore e devo dire che è fatto molto bene, insomma, e lo trovo molto utile. E quindi è un bene che sia segnalato qui e che un utente sappia che può usufruire di questa cosa. Scusami se ti ho interrotto prima, torniamo a quello che stavi dicendo. No, vai, fai vedere proprio i servizi aggiuntivi perché questo è un bel servizio sul mercato americano e devo dire veramente singolare nel suo genere. Beh, servizi aggiuntivi ce ne sono tanti, ma sì. Quello che mi interessava in particolare mettere in evidenza era questo. Relativo a ViewTrade, segnalo anche altro servizio proprio tipicamente anche per investitori, quello che riguarda Just ETF, cioè la possibilità di avere una importante selezione sugli ETF che sono molto interessanti. Poi ovviamente ci sono altri servizi di altre parti, tutte molto interessanti. Questo andatevelo a vedere, in particolare quello su ViewTrade, perché se vi interessa il mercato americano è davvero davvero molto interessante. Prego Elena. Sì, dicevo che legato all'implementazione e alle novità sul trading, abbiamo anche messo una selezione di certificate con leva. Anche qui i certificate con determinate caratteristiche possono essere strumenti di investimento e quindi anche qui uno può investire su certificate e avere la possibilità di avere il 50% del valore del certificate a disposizione per investire su altri strumenti. Quindi, proprio un po' come succede per gli ETF, diciamo così. Sì, un clone di quello dell'ETF, un clone anche di quello del mercato americano, ma quello sono su azioni. I certificate sono molto più simili, diciamo, come pubblico, diciamo, come target che va a colpire, sono più simili agli ETF, cioè strumenti di investimento. Certo. Che possono essere tenuti in portafoglio, incassare le cedole e nel contempo dare anche la possibilità di investire su altri titoli. Infine, sempre per ampliare questo servizio di leva e di possibilità di investimento, abbiamo messo anche le obbligazioni in dollari. Obbligazioni in dollari, gli emittenti possono essere europei, italiani, ma hanno come sottostante, diciamo come quotazione, la valuta dollaro. E questo può essere molto interessante per di diversificare gli investimenti. Dollaro USA, ovviamente. Ricordo, si vede sul sito anche, lo possiamo far rivedere, tra l'altro che Directa annovera tra i servizi, visto che è un momento in cui magari qualcuno un po' di porto sicuro lo va cercando, che Directa ha anche un servizio
tramite le banche convenzionate per acquistare l'oro fisico. Questa è anche una cosa che si può sempre ricordare, proprio sempre perché tramite le banche convenzionate, comunque, quindi questo è un servizio a tre: Direct, cliente e banca convenzionata. Assolutamente sì, direi che è un servizio molto interessante da sottolineare sempre. Io farei vedere intanto, giusto perché rimane interessante per il trading e perché me l'hanno chiesto, perché spesso mi fanno questa domanda e quindi lo faccio vedere, che con le piattaforme di Directa non solo si può, lo faccio rivedere, prima eravamo su, no, rimaniamo su Eni, dai, allora mettiamo il book a 5 livelli, diciamo così, e torniamo a far vedere, scusate, mettiamo il book a 5 livelli, eccolo qua, dovrebbe arrivare, opla. C'è qualcosa, rimane a 10 livelli, non è un problema. Allora, vi faccio vedere come e con che velocità io possa entrare a mercato e far vedere gli ordini che entrano. Aspettate, allora, spostiamo STM in qua e mettiamo Eni di qua, così facciamo buona cosa. Allora, vedete, andiamo su STM, non è diverso. Posso mettere gli ordini a mercato, lo vedete, qui diventa 14, ne metto parecchi. Posso spostarli, vedete, li muovo tutti, posso anche andare qua e cancellarli tutti in una volta sola, ma soprattutto posso fare una cosa. Supponiamo che io guardi questo prezzo, quello dove c'è la P, che vuol dire precedente, vi metto una freccia così lo capite, ecco, questo prezzo qua, e supponiamo che io voglia mettere un ordine condizionato, non voglio comprare STM subito, voglio comprarla solo se il suo prezzo supererà quel valore lì dove c'è la P. Allora, uso la tastiera, diciamo così, vado a mettere, diciamo, a premere la lettera S sulla tastiera, clicco in questa posizione e confermo, e io ho inserito un ordine che comprerà solo se verrà raggiunto quel prezzo. Ho usato una funzione particolare che mi permette di inserirlo con un solo clic, ma come vedete posso mettere un ordine condizionato e posso mettere anche facilmente uno stop loss, perché, per esempio, posso temere che STM possa andare sotto questo minimo di giornata, che come vedete è a 22 euro per oggi, il minimo di giornata, eccolo qui, ve l'ho indicato con la freccia. Ora, che cosa succede se STM va sotto quel prezzo? Se l'avessi in portafoglio potrei voler fare lo stop loss, allora in questo caso premo la lettera A sulla tastiera, mi posiziono lì sotto e inserisco un ordine. Sarà uno stop loss che scatterà se il prezzo di STM andrà sotto questo livello. Scusa Elena, ma visto che si parla di novità, mi hanno chiesto di farlo vedere e l'abbiamo fatto vedere subito, così questo rende tutto più facile per chi ci segue. Bene, puoi raccontarci ancora qualcosa Elena? Guarda, allora volevo appunto concludere con il fatto che potete provare Directa con la prova demo che dura 15 giorni. Potete tramite questa iscrizione riceverete poi anche tutte le nostre novità, quindi potrete rimanere informati anche su tutte le nostre iniziative, su tutte le nostre novità, su tutti i nostri webinar. Vorrei dire ancora che sul nostro canale YouTube, che potete trovare se hai voglia Davide, di andare sull'educational e ci sono, vai sul canale, puoi far vedere il canale YouTube, ci sono tutte le nostre registrazioni a partire dalle puntate di Market Briefing Directa TV, alle spiegazioni delle piattaforme, a tutti, ecco qui video tutorial eccolo qua, perfetto. Qui andiamo sul nostro canale YouTube e qui troviamo adesso. Esattamente così, perfetto. Ecco, e qua ci sono appunto tutti i nostri. Il primo è tutta la playlist di Market Briefing, come puoi vedere. Poi ci sono tutte le nostre novità, i nostri corsi, le nostre spiegazioni. Ci sono corsi di spiegazioni delle piattaforme. Se vai su playlist, proprio la terza esattamente, lì ci sono
veramente anche tutte diciamo, gli argomenti di Light, per esempio, come viene spiegata. Quindi abbiamo una grandissima quantità di strumenti per informare e formare i nostri clienti e coloro che hanno voglia di farlo. Che chi si iscrive sul canale YouTube di Directa sicuramente può ricevere un avviso quando Directa è live, e per esempio quindi quando Market Briefing è live, oppure quando viene insomma pubblicato un nuovo video. Esatto, è molto interessante perché consente a chiunque di essere avvisato. Questo è un consiglio, iscrivetevi al canale di Directa. Sì. E poi per rimanere in contatto con noi vi esorto a utilizzare la chat che c'è anche sul sito commerciale, quindi anche per chi non è cliente, la trovi in alto a destra di fianco al pulsante diventa cliente. Ecco, e qui si apre, si mette nome, cognome, mail e una richiesta e risponde subito la persona, sempre una persona, e facendo la domanda sarà, risponderà nel modo più esaustivo possibile. Possiamo ancora vedere la pagina. Segnalerei solo la differenza. Sì. Se io cerco qui da questa pagina la chat, dovrò inserire nome, mail, inserire la richiesta, attivo la chat, mi risponde qualcuno. Sì, è molto diverso, lo rifarei vedere. Sì. Se io invece sto facendo trading e sono dentro la piattaforma e attivo la chat, qui c'è già tutto compilato e io vado dentro e dall'altra parte l'operatore sa, perché io vengo dal trading, vengo dal mio conto di trading, sa esattamente perché sto chiamando, per quale motivo e via dicendo. E questo è molto importante, sì, ricordiamolo sempre. Esatto, esattamente. E poi ancora, per chi volesse diventare cliente, se hai voglia ancora di far vedere, se mi dai ancora una mano, grazie, cliccando sul diventa cliente, si apre proprio tutto il form di diciamo così, vorrei farvi notare anche questa foto dove diciamo che 30.000, ormai sono più di 30.000 investitori, hanno trovato il luogo adatto per fare il trading, e ci teniamo moltissimo a questa cosa, ci teniamo moltissimo a tutti i feedback che ci hanno dato i nostri clienti, e possiamo scrivere questa cosa con assolutamente ragione di causa. Dicevo, questo è il primo passo per compilare il modulo per diventare clienti. Cosa serve? Serve il codice fiscale, un documento di identità e i dati di un conto corrente bancario, esattamente, grazie Davide, e troverete sempre qualcuno disposto a supportarvi qualsiasi richiesta voi chiedate, anche nel momento della compilazione del modulo di adesione. Anche qui c'è la chat, oltre il numero di telefono e la mail. Diciamo che questo è quanto, ecco, quello del... Ricordiamo che c'è anche un video... Volevo dire, mettere in evidenza che ci sono zero spese di apertura conto, zero costi di tenuta conto, zero costi di cambio euro-dollaro, zero costi per le piattaforme di trading, zero bolli sulla liquidità del conto trading, non sono previsti, zero spese per bonifici e zero spese per l'estratto conto. Quindi devo dire che tutto a disposizione, senza costi occulti o senza costi, diciamo così, per servizio, solo ed esclusivamente le commissioni di trading. Io rimarcherei ancora per un attimo questo particolare, perché 30.000 sono più di 30.000 investitori che hanno premiato Directa, insomma, non sono un numero banale. Non è un numero banale, sì. E ringrazio veramente tutti i nostri clienti di cuore, perché è sempre un bello scambio e uno scambio costruttivo avere contatti con tante persone così.
Scusa, il 30.000esimo ha vinto un soggiorno in questo splendido posto? No, non si sa. No, no, Ok. in realtà non sappiamo neanche bene dove si trovi questo, ma quando lo scopriremo magari Ma non è potremmo. importante, è bello lo stesso, insomma. Complimenti, come si chiama? Silvia, che ha scelto tutte Sì, queste domande. Complimenti a Silvia. va bene. Bene Elena, allora questo viaggio, diciamo, nelle novità diretta, insomma. Faccio, se vuoi, faccio un breve riassunto di tutte Sì, le dai, novità. perché abbiamo detto tante cose, Perché forse è abbiamo carino. veramente detto tanto. Sì. Allora, beh, la prima cosa, il cambio al vertice. L'ingegner Mario Fabri diventa il vicepresidente della società e il nuovo amministratore delegato Vincenzo Tedeschi, con esperienza ventennale nel settore. Ecco, per Poi chi vuole abbiamo. saperne di più, Directa dà tante Sì. informazioni anche da questo punto di vista sul suo sito, no? Esattamente. Sì. Sul chi siamo c'è anche tutta la rassegna stampa, o anche qui c'è la rassegna stampa, scopri di più, e lì ci sono anche tutte le informazioni e ciò che hanno scritto di noi. Poi il nuovo sito internet che vi abbiamo fatto vedere in lungo e in largo e di cui andiamo molto fieri. Poi c'è la nuova pagina di login, dove da questa nuova pagina di login si può veramente accedere a tutte le piattaforme che noi mettiamo a disposizione. La chat, che è il nuovo modo di comunicare, oltre il telefono, oltre la mail, la chat con già la tua identificazione se inizi una conversazione da una piattaforma di trading, ma è una chat che è anche disponibile per chi non è ancora cliente, quindi che può a qualsiasi persona può chiedere informazioni. Le nostre nuove app sia su Android sia su Apple, quindi sull'Apple Store e su Google Shop, e che hanno il login col Face ID o con l'impronta digitale. E poi ancora la formazione, tanti webinar, market briefing sempre presente con due appuntamenti giornalieri in questo periodo così con mercati così movimentati e volatili, con tanti ospiti di prestigio. Andatevi a vedere anche le puntate precedenti, sono molto molto interessanti. Anche alla Street Economy abbiamo E ospitato Street anche Economy, politici. che è diciamo una parte integrante di tutta questa di questo palinsesto, giusto Davide? Assolutamente sì. Bene. E poi i vari servizi, diciamo più legati alle funzionalità di trading, quindi leva long e short sui giganti di Wall Street. Diciamo long su tutta una selezione di certificate, leva long su più di 1100 ETF e short su una selezione più ristretta, ma anche possibilità di andare short su parte degli ETF, obbligazioni in dollari per ampliare i confini del proprio investimento. Diciamo che abbiamo fatto una bellissima carrellata di novità e pensiamo di continuare a dare sempre più novità ai nostri clienti e Allora, sempre più guarda, funzionalità. Elena, io ti faccio una proposta. Ti riporto un attimo dentro Market Briefing, ok? Che Perfetto. è una delle novità di cui Sì. abbiamo parlato e ti dico che a tutte le persone che ci hanno seguito qui diamo appuntamento ogni giorno alle 8.45, 8.45, 9.45 e al pomeriggio 15.15, 16 sull'apertura di Wall Street con la doppia puntata giornaliera di Market Briefing dove parliamo di mercati, potete fare domande, rispondiamo in tempo reale, guardiamo grafici, guardiamo l'apertura, facciamo commenti, abbiamo ospiti prestigiosi e diciamo ci facciamo compagnia in una community davvero numerosa per il trading. Siccome diciamo siamo usciti dall'ambiente presentazione, siamo entrati nell'ambiente Market Briefing, non posso fare altro che dare appuntamento a tutti i follower di Directa sul canale YouTube di Directa o sul mio canale YouTube e sui social collegati al prossimo appuntamento con Market Briefing che sarà domani alle 15.15 sull'apertura di Wall Street perché in realtà domani mattina io sarò presente qui in Ufinance con altri relatori trader sul palco virtuale della fiera Ufinance.
dell'evento You Finance, diciamo così, del gran finale. E poi ci sarà, lo ricordiamo anche domani a mezzogiorno, Stefano Bargiacchi che farà un interessante webinar e sì, soprattutto alle 14 Giulia Del Mastro presenterà Di Pro per i consulenti. Sì, esatto, quindi domani alle 12 Stefano Bargiacchi, domani alle 14 Giorgia Del Mastro per la Di Pro e poi tu domani insieme alla sala plenaria con altri trader. Benissimo, allora lascio a te la chiusura, io saluto tutti quelli che ci hanno seguito, a te la chiusura Elena. Sì, io anche saluto tutti quelli che ci hanno seguito, ringrazio tutti quelli che vorranno provare Direct, diventare nostri clienti e ovviamente un grande grazie anche ai nostri clienti attuali. Grazie, ciao, a presto. Ciao.